E poi un'attività sportiva, un po' di movimento anche per le persone anziane è meglio di una medicina. Sentiamo i consigli del medico sportivo e quali sono i vantaggi dello sport, del movimento. Sì, Araldo, quanti anni ha? È difficile dirlo, eh? Capirai, ecco, faccio il segno. 80-80. Non è mai troppo tardi per iniziare a fare sport. Un po' di moto è un vero e proprio toccasana. L'attività fisica protegge per le persone adulte, diciamo dai 65-70 anni in su, dall'osteoporosi e dall'artrosi. Quando si è affetti da patologie che riguardano le articolazioni e le ossa, muoversi fa molto meglio che restare fermi. È anche un modo per socializzare e combattere la solitudine, ma mai mettersi in competizione. Muoversi, correre, giocare a tennis, nuotare, fare attività in palestra, sono tutte cose che non hanno età. Le controindicazioni vere per l'attività fisica dopo una certa età sono quelle dettate da una visita medica, quindi un elettrocardiogramma sotto sforzo e un attento controllo delle articolazioni. Quando si è tranquilli che il medico ha consentito l'attività fisica, a quel punto la gradualità è la regola assoluta. Io ho dei problemi di gambe, cartilagine, mancanza di cartilagine, eccetera, e facendo molta ginnastica alle gambe riesco a supplire a questa mancanza e ancora mi muovo abbastanza bene. È come una medicina naturale. Quando si decide di fare attività fisica dopo una certa età e dopo non averla fatta per tanto tempo, bisogna essere molto graduali. Quindi proporzionato al tipo di sforzo che è stato fatto negli ultimi tempi, gradualmente mettersi a camminare, fare passeggiate, rimettere in movimento tutte quelle articolazioni arrugginite oppure l'attività cardiovascolare che non è stata sottoposta a stress negli ultimi tempi. Il cuore allenato di un settantenne può offrire ai tessuti la stessa quantità d'ossigeno del cuore di un cinquantenne o addirittura di un trentenne sedentario. Importante darsi un programma e farsi consigliare da un istruttore, seguendo anche alcune regole alimentari. Un bilanciamento assoluto dei grassi, delle proteine e degli zuccheri. L'anziano o comunque la persona di una certa età ha dei livelli comunque di colesterolo che devono essere controllati e l'attività fisica, sicuramente senza farmaci, può riuscire a rimetterli in regola.